Quando tutti i camini del petrolchimico si spegneranno, sostituiti dal Palais Lumière con la sua torre scultura, simbolo di un'economia innovativa, ci sarà un'altra storia, surreale, da raccontare. Ma per ora, all'ombra delle torri torcia accese, resta solo la storia reale di chi lotta per rivendicare la dignità del lavoro nel rispetto della legalità. 176 metri. 170. 170. 176 sprechi. Questa è una chiusura politica, no? È stata decisa anni fa, quando l'ENI ha deciso di uscire dalla chimica, ma non se n'è presa la briga di sporcarsi le mani, né l'ENI stessa, né tantomeno la politica ha voluto farlo. Gli hanno fatto fare a questo Sartor che ha comprato da Lineos, e dopo 20 giorni ha portato il libro in tribunale, e quindi creando questo calvario con il commissariamento. La storia di Vinyls si sviluppa in uno scenario dove i grandi nomi della chimica, capendo che la chimica di base non è più redditizia, la acquistano e la rivendono, lasciandosi dietro ingiustizie, soprusi, relitti industriali, destini sospesi e qualche spettro. L'azienda oggi è chiusa, impianti fermi ed una dozzina di operai precettati obbligatoriamente per motivi di sicurezza ambientale lavorano ancora, dandosi il turno, perché con il CVM non si scherza. 176 sputi. Noi siamo prigionieri anche di quello che è stato ottenuto anche negli anni, perché ti faccio pensare, una giornata di sciopero, ci sono dei lavoratori che sono precettati all'interno degli impianti, perché? Perché devono garantire la sicurezza degli impianti. Gli impianti, nel momento in cui c'è uno sciopero, vengono messi in un limite di sicurezza. E non possono essere, ci sono dei lavoratori che vengono comandati per essere a lavoro. Noi siamo qui dentro, commissariati, non possiamo abbandonare gli impianti e non siamo pagati da 8 mesi. Questa è la nostra ingiustizia. Noi per anni abbiamo difeso la compatibilità ambientale, anche come diceva Nicoletta, dove ci sono create anche delle contrapposizioni di chimica sporca con quella che noi volevamo invece pulita. Nel momento in cui abbiamo ottenuto quella pulita, è stato deciso già nel tempo che lei non doveva uscire dalla chimica e ci ha abbandonato. La politica ci ha abbandonato, l'ENI ci ha abbandonato dopo averci spremuto per molti anni. 170, 170, 176 sprechi. La storia della Vinyls è dentro questa storia veramente interessante ma drammatica anche per certi aspetti della chimica Porto Marghera. Noi come Rifondazione Comunista, ricordo negli anni appunto fine anni 90, 97-98, i primi accordi, il primo accordo sulla chimica, quella che doveva mettere insieme soggetti istituzionali, imprese, governo, il quale accordo diceva bisogna investire sulla chimica a fine, trasformare appunto incompatibili queste aziende, e dichiarava una paccata di miliardi di lire allora per gli investimenti. Eravamo fra i pochi allora, devo dire forse l'unica forza politica che si era schierata contro quell'accordo, e tutti non capivano perché. Noi ci avevamo riflettuto e eravamo andati a quella posizione facendo quale riflessione? Guardando oltre a quelle annunci, a quelle ipotesi che erano anche condivisibili per molti aspetti, abbiamo guardato anche il bilancio dell'ENI. E ci eravamo accorti in quegli anni che l'ENI aveva scelto in maniera chiarissima, perché nei bilanci delle aziende si vedono esattamente tutto, si può capire la strategia. E abbiamo visto appunto che l'ENI aveva scelto chiarissimamente di uscire dalle produzioni chimiche e investire tutto sulle raffinerie, sul petrolio, sulla trasformazione appunto di derivati dal petrolio. Era chiarissimo. E allora quando l'ENI dichiarava in quegli accordi sulla chimica che aveva investito centinaia di miliardi, che bisognava trasformare gli impianti incompatibili, eccetera, ci domandavamo con quali soldi li avrebbe fatti. E in effetti purtroppo abbiamo avuto ragione, cioè purtroppo quei miliardi sono rimasti spesso sulla carta, e poi è arrivato l'accordo 2, l'accordo 3, le bonifiche eccetera eccetera. Noi cosa sostenevamo allora? Che la produzione chimica a Porto Marghera, così come l'avevamo conosciuta ovviamente negli anni passati, era insostenibile.
occorreva con un piano appunto in cui la nazione, lo Stato doveva intervenire con forti investimenti, così come avevamo visto fare in Germania nel recupero di tanti bacini appunto industriali trasformati in qualcos'altro. Bisognava di concerto lo Stato con gli enti, con la Regione Veneto, con gli enti locali, il Comune, dovevano insomma trovare con le imprese una trasformazione compatibile di quell'area industriale, mantenendone secondo noi la sua vocazione industriale, perché noi eravamo convinti, e questo fa parte anche delle nostre convinzioni politiche, cioè che senza produzione un paese non sopravvive. Cioè non è che eravamo d'accordo con alcune posizioni, non manifestate solo diciamo da un mondo ambientalista, erano sostenute da, per esempio dal presidente della Regione del Veneto, Giancarlo Galan, che sosteneva che bisognava spianare tutto, la semplifico, ma insomma doveva sostenere, spianare tutto e costruire alberghi, una Disneyland di Porto Marghera, perché si sfruttava il fatto di essere nel cosiddetto waterfront con Venezia di fronte, e quindi è evidente che la rendita immobiliare di quella zona era sempre altissima. Noi volevamo mantenere una Porto Marghera industriale nuova, riqualificata, che potesse avere sviluppo futuro, cioè duraturo per gli operai e per la classe operaia, che potesse quindi lì trovare collocazione. Questa sfida è stata persa. Qui dentro sono state inventate dei prodotti. Sulla chimica sta investendo la Germania, la Francia. Il PVC non è che adesso l'Africa. Abbiamo chiuso in Italia, non c'è più nessuno che fa PVC. C'eravamo noi, ma non c'è più nessuno. Non è che adesso lo fanno in Cina, in India, nei paesi che diciamo così, molto lontani. Lo fanno in Francia, lo fanno in Inghilterra, lo fanno in Germania. In Germania hanno avuto le autorizzazioni nel giro di 20 giorni, le autorizzazioni che noi aspettavamo da anni per ampliare e modernizzare i nostri impianti. In Germania in 20 giorni hanno avuto le prime autorizzazioni, in 6 mesi hanno raddoppiato la produzione. Sono lì adesso loro che giustamente si sfregano le mani perché dicono l'Italia ha chiuso, adesso tutto il mercato è nostro. Sì, sembra come che il paese abbia consegnato una certa fetta di industria a qualche altro, così facendola pagare solamente ai lavoratori. Hanno creato un inquinamento nel territorio, adesso hanno creato un inquinamento sociale, perché hanno proprio abbandonato tutto, proprio la parte, l'elemento, le persone, e non hanno voluto gestire in maniera dignitosa. E siamo tutti sui 45 anni, dai 25-30 anni, io sono 25 anni che lavoro qui dentro, ringrazio il cielo perché mi sono creata una professionalità qui dentro, nella chimica, però dopo 25 anni, almeno per quanto mi riguarda, questo ringraziamento. Stiamo perdendo dei settori che sono fondamentali per il paese, perché non sono solo i 250 della Vinis, ma poi c'è tutto l'indotto, perdi un settore, il PVC. Viene trasformato in sanitario, i catetri, i sacchi per il sangue. Dopo l'altro ieri leggevo anche sul giornale che i giocattoli cinesi che vengono importati non rispettano neanche le normative. Ritorno indietro di 40 sulla anni, anche sulla sicurezza, ritorno indietro di 40 sono anni. Sono più riftalati di cose che noi avevamo eliminato. Tutta la tua cultura, la tua storia e le tue battaglie sulla sicurezza, ecco, cosa te resta? La Vinis è scoppiata in questa deriva, cioè nella consapevolezza di tutti che il domino prima o poi avrebbe toccato anche Vinis. Vinis che è una delle eccellenze della chimica del nostro paese, uno dei punti indispensabili per un paese come il nostro, che fa del manifatturiero un punto nevralgico della sua economia. Peraltro per la felicità insomma non solo di chi vuole in qualche modo giocare sulle aree appunto del waterfront di Porto Marghera, ma anche di chi è il competitore di Vinis, quindi la chimica francese, la chimica tedesca, che insomma ben consapevole del fatto che noi non possiamo rinunciare oggi al PVC, continua, anzi rafforza le sue produzioni e le vende all'Italia, che nella sua bilancia insomma commerciale sicuramente avrà solamente da perdere. In questo contesto si è inserita la mia nomina delegato del sindaco Orsoni alle politiche del lavoro, e da lì abbiamo cominciato anche a capire insomma di quanto fosse complicato fare politiche e sostenere la lotta di questi operai dalla parte dell'istituzione all'interno di un paese che le politiche industriali le sta piano piano abbandonando. Qui dentro è venuto anche la massima autorità dello Stato, il ministro di sviluppo Romani,
che ci aveva garantito che il progetto industriale veniva riavviato. È stato quel ministro che ci ha fatto scendere dalla fiaccola, dove eravamo da 15 giorni, diciamo, ci aveva dato quella speranza che gli impianti venivano rilanciati. Il ministro della Repubblica che viene in fabbrica, no? E che dice: la chimica in Italia, la chimica di base in Italia è strategica, quindi deve ripartire. Allora, siccome noi sì, sappiamo come vanno queste cose qua, avevamo la contentezza e l'euforia di quel momento lì, ma noi le abbiamo detto anche al ministro con tanta sincerità: guardi, quando noi ritorneremo a vedere i nostri camini fumare, vuol dire che allora siamo ripartiti, ma finché gli impianti sono fermi, abbiamo detto, ci permetta, ma il dubbio noi ce l'abbiamo, insomma. No, ma la chimica è strategica, deve ripartire la chimica in Italia. Sono o non sono Marte. Ministro io? Cioè, il lavoratore ha detto, sono o non sono ministro? Non vengo mica qui a perdere la faccia. Ci metto anche il culo. Sì. Il nostro però. Se pensiamo che dal 2008 ad oggi abbiamo avuto il susseguirsi di ministri dello sviluppo economico che, voglio dire, sarebbero degni del paese delle banane, cioè da Scajola che non si è mai visto e sentito dire nulla su Porto Marghera, forse perché era indaffarato a farsi acquistare a sua insaputa gli immobili a Roma, voglio dire. Poi abbiamo avuto l'interim di Berlusconi sul quale glisso, ma insomma un anno di interim sul Ministero dello Sviluppo Economico, un ministero nevralgico per qualsiasi paese industriale, noi siamo la settima potenza, mi risulta, industriale nel mondo, è stato assolutamente deleterio, per poi coronare la ciliegina sulla torta del ministro Romani. Io ho davanti a me, anche se non ci sono andato, mi avevano invitato quel giorno 27 di dicembre 2010 ad andare a Porto Marghera dopo 40 giorni di torcia, di ponte Bossi. Si festeggiava il fatto che arrivava un ministro della Repubblica che veniva a dire: guardate, la chimica è strategica, a marzo si riprendono le produzioni. Io non ci sono voluto andare perché, che posso dire, io non riesco ad obbligarmi a pensare che una cosa veramente sia vera, e devo dire che l'ho pensato non tanto perché appunto Romani è un ministro dello sviluppo economico abbastanza dalla credibilità abbastanza discutibile, nel senso, anche visto il suo curriculum vitae, è stato molto bravo a sviluppare gli interessi Berlusconi nelle sue televisioni, ha anche inventato dei programmi cult, ma voglio dire, di sviluppo economico ma perché nessuno a quel momento era riuscito a mettere nell'angolo e a far affrontare le proprie responsabilità l'unico soggetto che veramente poteva cambiare la storia, la vicenda di Vinyls, che si chiama Ente Nazionale Idrocarburi, ENI. Lavoro, diritto consumato da quanto è usato nei discorsi di tutti in questi anni di crisi, non può più essere scollegato da legalità. Dobbiamo decidere che il nostro sistema industriale può ripartire, diventare competitivo e dare lavoro dignitoso solo se si rispettano le leggi, le norme, la dignità, la salute, la sicurezza ambientale e sociale. Cioè veramente siamo di fronte ad un clima, posso dire, anche pericoloso, perché dal momento in cui non c'è un'assunzione di responsabilità, non c'è un senso comune che intervenga per la difesa del lavoro, che adesso la parola lavoro verrà detta a sproposito da tutti quelli che vorranno i voti, no? Ma la richiesta che noi facciamo proprio in questi ambiti è proprio di merito e di iniziare veramente a dare delle risposte che da tempo ci stiamo aspettando. Il commissariamento è un decreto Prodi bis che prevede la salvaguardia dei lavoratori, che devono essere più di 200, e salvaguardia dell'azienda. Dopo 3 anni questo non è successo, è stato un commissariamento fallimentare, la nostra anche denuncia è stata questa. Sono passati 3 anni dalla vicenda Vinyls e in 3 anni, cioè, il punto di arrivo è questo. Oggi abbiamo fatto una riunione proprio specifica perché il 23 di gennaio c'è la definitiva scelta del tribunale, se mettere di fronte al fallimento o cercare di trovare una proroga di altri 3 mesi. Però servono altri 3 mesi se ovviamente restiamo a pari condizioni di discussione. Io credo di no.
so cose che nessuno sa di me e lo farò solo perché tu non sai com'è. Abbiamo iniziato, diciamo, a fare delle proteste creative di rabbia, e questa rabbia si è un po' è diventata un modo creativo un poco, dalla fiaccola, dall'isola, dove abbiamo denunciato il ministero, abbiamo denunciato l'assenza della politica qui a Venezia e loro a Porto Torres. E ogni protesta aveva un significato ben preciso di quel momento. Quando tu gli blocchi i cancelli, fai queste cose qua, fai, diciamo, una protesta che è scontata. Quando invece vai sopra il campanile o vai sopra una torcia a 10 gradi sotto zero, gli cambia anche a loro la percezione, no, di protesta, gli scompini i piani che si sono programmati, non diventa più una cosa normale. Sai benissimo che quando dividi le persone impera qualcun altro, non siamo più noi a capo della situazione. È successo anche questo, che siamo stati un po' divisi. E noi abbiamo pensato, perché non, tra virgolette, riconquistiamo il nostro territorio? Nel senso che Porto Marghera è sempre stato visto come il demonio nero che faceva solo male. Ha creato 30-40 mila posti di lavoro, questo posto qui. Ha creato delle professionalità che sono andate anche all'estero, con determinate sostanze chimiche, prodotti. Il PVC ne è anche un esempio, lo facevamo noi qua. E con questo tipo di proteste tranquille, civili, non violente, abbiamo riavvicinato anche la popolazione a pensare bene della chimica Marghera, non pensare più male, che qui si fa chimica, se si vuole, si fa chimica pulita, e noi abbiamo iniziato a far chimica pulita. La storia umana di Nicoletta, Lucio e Alessandro è quella di una scelta di resistenza allo stato delle cose. Ogni volta che vogliono calare il sipario su questa vertenza, prima che qualcuno stia per pronunciare la parola fine, loro sono già più in alto. Là da dove gridano che non ci stanno, che hanno il diritto di sapere. Azioni di lotta diverse dalle lotte operaie tradizionalmente conosciute si impongono alla nostra attenzione, sia per metodo, ma anche perché in prima linea c'è una donna. Nicoletta Zago invece ha deciso che questo non era giusto e non corrispondeva alla verità, e ha cominciato, assieme a dei compagni, a portare avanti delle forme di resistenza civile, di richiamo della collettività alle ragioni che erano le sue personali, ma che erano delle ragioni generali. Quindi ha cominciato delle forme di richiamo, non protesta, non lotta nel senso tradizionale, non si sono incatenati davanti ai cancelli della fabbrica, cosa che purtroppo i lavoratori sono costretti a fare in continuazione, ma è salita in cima alla grande torre, del grande camino di Porto Marghera, 150 metri, e poi ha occupato un'isola, e poi è salita sul campanile di San Marco, e poi ha chiesto di parlare con le rock star che venivano per i concerti a San Giuliano, e poi ha voluto incontrare il Papa quando è venuto qui a Venezia da noi, per dire che il lavoro è un aspetto fondamentale della dignità di una persona, per dire che i lavoratori devono essere messi al centro della nostra vita sociale, oltre che della nostra vita politica, per dire che Porto Marghera è una scommessa che tutti noi stiamo perdendo, la stiamo perdendo noi veneziani, ma le sta perdendo il paese intero. È questo che mi ha colpito di Nicoletta, perché ha scompaginato tutti gli stereotipi delle lotte, perché ha scompaginato tutti i luoghi comuni su Porto Marghera, perché ci ha ricordato, e noi che abbiamo avuto i genitori che hanno lavorato lì, ci ha ricordato che Porto Marghera è stata fabbrica di veleni, ma è stata anche una grande opportunità. Quando nel Veneto si continuava ad emigrare, a Porto Marghera si trovava lavoro. Questo è stato Porto Marghera, una scommessa della contemporaneità, se volete estrema, se volete sbagliata, ma allo stesso tempo importante e utile per essere un volano di un territorio, per dire che Venezia, anche al di là della sua bellezza, dei monumenti, è un luogo di produzione, è un luogo dove si è interpretato anche una dimensione sociale novecentesca che ha portato ad essere protagoniste i lavoratori, ma anche le donne. È questo davvero che mi interroga di Nicoletta Zago, è questo che le consente di interpretare una delle parole, una delle sei parole fondamentali della Carta dei diritti dell'Unione Europea, la dignità.
Quando noi siamo espropriati della nostra dignità di persone non siamo più niente, ma nella società di oggi, come dice anche la Costituzione, non è vuota retorica, l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Noi esistiamo in quanto esseri sociali se crediamo nel lavoro, se abbiamo un lavoro. Quindi lasciare una persona sospesa nel limbo del senza lavoro dovendo lavorare, come capita a lei perché la fabbrica non salti in aria, non inquini, ecco, questo mi sembra un male estremo a cui siamo arrivati e a cui dobbiamo opporci. Ci servono però queste forme non violente ma di una forza superiore ad ogni lotta in senso tradizionale che i tecnici, non solo gli operai di Vinyl, hanno saputo interpretare. Ci sono famiglie che si sono separate, ci sono colleghi che sono sotto cura dello psicologo, ci sono tante realtà che rispecchiano la sofferenza che stiamo vivendo. Però questa sofferenza qua ci dà anche la forza per non rassegnarci, per dire che noi non abbiamo fatto niente di male se non lavorare, e anzi, lavorare bene. Posso dirlo senza presunzione per me, ma anche per i miei colleghi, di fare il nostro dovere, sempre. Brividi, sento quando guardo i lividi che han lasciato segni dentro. È una ricerca di verità ogni blitz che hanno fatto. Dovremmo volerla cercare anche noi, la verità, insieme a loro. Su quel campanile a San Marco, sulla Torre Torcia a 150 metri d'altezza, ci saremmo dovuti andare anche noi, che quietamente narcotizzati stiamo davanti alla TV, che ci propina la politica spettacolo, slogan e nessuna risposta per il paese reale. Un politichese che lascia sempre più da parte la persona umana. Abbiamo pensato di fare un'altra protesta, una protesta civile, pacifica, determinata, che dasse una visibilità il più possibile, una denuncia, uno sfogo di indignazione. E abbiamo pensato di andare sul campanile di San Marco, che è il simbolo di Venezia, è il paron di Venezia per la sua imponenza. E noi abbiamo denunciato i nostri padroni, i commissari, che non ci stanno pagando, ci obbligano di andare all'interno di quella fabbrica che ormai è divenuto un cimitero di speranza, di sofferenza. Abbiamo voluto farlo, siamo entrati nel campanile, abbiamo pagato il biglietto, abbiamo cercato in tutti i modi di non creare un disagio anche con altri cittadini che venivano qui a Venezia a visitare Venezia, il campanile. E da lì dopo abbiamo dato questa visibilità di protesta per denunciare questa sofferenza che noi da tempo subiamo. Vivere o niente. A maggio del 2011 abbiamo incontrato il Santo Padre, che è venuto in visita a Venezia e ha voluto incontrare anche la realtà lavorativa, e noi della Vinyls siamo stati a salutarlo. In quell'occasione anche il patriarca di allora, Angelo Scola, ci ha detto: voi dovete chiedere la verità per la vostra vicenda, dovete chiedere che vi dicano cosa sta succedendo. E forti di questa richiesta, che anche noi chiediamo la verità per la Vinyls, abbiamo deciso di venire in questa chiesa dove appunto il Santo Padre ci ha incontrato e dove per l'ennesima volta abbiamo chiesto che qualcuno ci dicesse la verità. Siamo venuti qui a gennaio, abbiamo partecipato alla messa nel pomeriggio e con i nostri sacchi a pelo, dopodiché il rettore del seminario che ci ha visti conosce la vicenda, è venuto a chiederci allora come va. Ha detto: noi veramente siamo venuti qui perché volevamo dare un segno forte e rimanere qui la notte. E lui è rimasto un po' sorpreso, fatemi fare un paio di telefonate che sento. Le prime notizie che sono uscite erano che noi avevamo occupato la Basilica della Salute. In realtà noi non abbiamo occupato la Basilica, ma la Chiesa ci ha accolto in Basilica della Salute. Dopodiché il 25 gennaio abbiamo deciso di venire via, anche perché anche lì l'ennesima promessa di un eventuale incontro a Roma con le istituzioni per vedere di risolvere la questione. Oggi, gennaio 2013, la questione non è assolutamente risolta, anzi ci troviamo ancora senza stipendio,
ci troviamo ancora qui a dover lottare, ci troviamo qui a dover faticare per un posto di lavoro che l'articolo 1 della nostra Costituzione della Repubblica dice che il lavoro è un diritto per tutti e che la Repubblica nostra è fondata sul lavoro. Ecco, questa è un po' l'amarezza che ti rimane dentro quando per 25 anni tu lavori per una società, lavori per una ditta e poi ti senti trattato peggio di un tappeto dove pulirsi i piedi. Io non ho voglia più di fare finta che ricordo bene quella mattina, era il 13 dicembre del 2010, e erano circa le 7:30 del mattino quando abbiamo abbandonato il laboratorio, di là eravamo in quattro. Siamo riusciti per un attimo a passare attraverso questo buco e poi iniziare a salire sul ponte che ha 280 scalini, insomma. Io soffro anche di vertigini, mi sono fatto un po' di violenza, non guardavo giù, ma ero determinato a salirci sopra. È stata intanto una sensazione di essere arrivati dove volevamo e sapevamo che lì appunto sarebbe partita un'azione, però non sapevamo quando questa azione sarebbe finita, non sapevamo come sarebbe andata. Hanno iniziato a salire di guardiani che volevano farci scendere e non abbiamo dato il nostro nome, abbiamo detto che eravamo determinati, che non saremmo scesi e poi a quel punto lì abbiamo dovuto gestire la serata, la nottata, perché abbiamo passato la notte senza sacchi a pelo e abbiamo messo un telo praticamente tra il corrimano della passerella, un telo in plastica. E praticamente abbiamo trascorso la notte così, ma senza dormire. Ci siamo sentiti protagonisti anche volevamo determinare il nostro futuro, non che fossero gli altri a continuare a prenderci in giro. Noi volevamo dimostrare a tutti che questa cosa che ci stava accadendo era una porcheria e in parte ci siamo riusciti, perché abbiamo fatto sì che si muovessero le più alte cariche dello Stato, i ministri, che poi vabbè ci hanno preso in giro, questo è risaputo, perché l'avvertenza non si è chiusa come avrebbe dovuto, però diciamo in quel frangente là noi siamo riusciti a determinare un qualche cosa che prima non era neanche pensabile. Sembra basso, no? Sembra basso, invece non lo è. In più, vabbè, una sensazione, adesso vederlo così e sapere di esserci stato sopra, di averci dormito, di aver sperato di essere riusciti a perturbare la nostra situazione, era una bella sensazione. Purtroppo non è andata a finire bene, però, perché insomma io sono a casa da 2 anni, con la prospettiva non rosea, insomma, di trovare un posto di lavoro, perché tanto sappiamo che si sta parlando di fallimento. Uno Stato serio si pone sempre una soluzione, non puoi chiudere e lasciare, diciamo, a casa solo la gente. Ti devi avere un progetto industriale di che cosa vuoi fare. Il problema di Vinyls è il problema di Porto Marghera, in effetti. È tutta l'area che viene deindustrializzata, e qual è la caratteristica? La non scelta, non si è scelto né un modello né un altro, né anche di farla finita in una maniera, diciamo, scientifica, ragionata, razionale, che salvasse i posti di lavoro, che mettesse in sicurezza l'area. In pratica non si è favorito neanche l'alternativa, magari
la piccola impresa, mettiamo come in altre aree del Veneto, sicché quest'area si troverà per certi versi vuota. Se lei guarda e mette su una piantina il numero delle aziende, delle piccole, vede che attorno a Porto Marghera c'è come un'area di sicurezza, c'è il vuoto. E per questo occorreva finanziare, occorreva accompagnare, perché quest'area è molto importante nell'equilibrio veneto, perché è qui che si concentrano le grandi imprese, la grande produzione, è qui che si concentrano le infrastrutture. Io non ho voglia più di fare finta che... Questo documento video è dedicato a quelli come Nicoletta, Lucio e Alessandro che lottano lì dove sono, nel loro territorio, riuscendo a suscitare interesse e solidarietà nazionale. Loro che hanno imparato a trasformare davanti ad ogni no la loro rabbia in un coraggio crescente che li fa perseverare a non arrendersi. L'Italia, per ripartire dalla crisi, ha bisogno di guardare anche a questo esempio. Il nostro motto è arrendersi mai, perché non siamo ancora rassegnati, nel senso che ci devono, siamo in piedi, non siamo distesi. Se ci vogliono mandar via, ci mandano via che siamo in piedi, sulle nostre gambe, e non ci siamo distesi a nessuno. Non stai subendo una situazione, ma la stai portando avanti un'azione per la quale, insomma, ti senti vivo, ecco, ti senti di essere vivo, mentre quando subisci sei morto.